Tirina Raeli Nuti Samba. Giacchino in compagnia, venivi a adorar Figi Maria, o Vergine concetta tu sei stata, la prima Vergine. Nasce Gesù bambino alla cabana,
del momentone dell'accensione del presepe, le luci del presepe si accenderanno con Tu scendi dalle stelle, eseguita dal coro polifonico alfonsiano di Pagani. Grazie a Monsignor Boccardo, e ora è il momento di ascoltare un altro canto tradizionale di Natale. Ad Este Fidelis sarà eseguito dal coro del Teatro Carlo Gesualdo e dall'Istituto Maria Santissima di Montevergine, accompagnato dai musicisti irpini riuniti. Grazie. Thank you.
vede ancora il corpo forestale, la banda del corpo forestale polacco ci porta nelle melodie e nei climi delle valli e dei laghi del nord-est della Polonia. Ascoltiamo. Ed è il momento dell'accensione dell'albero di Natale. Due bambini, uno della Fondazione TUN, altro della diocesi polacca, stanno proprio per pigiare un bottone che accenderà le luci dell'albero. Prego. Ed è il momento anche dell'esecuzione dell'inno polacco grazie alla banda del Corpo della Gendarmeria Vaticana. Ci avviciniamo verso la conclusione di questa serata. Abbiamo parlato molto della Fondazione Lenetun che assiste e aiuta i bambini nei reparti degli ospedali italiani, i bambini che soffrono. Io darei la parola proprio a Gerhard Kostner, che è il presidente della Fondazione Contessa Lenetun, per capire che cosa è realmente questa fondazione e il lavoro che svolge. Grazie.
Porto con grande gioia e anche grande emozione il saluto della Fondazione Linetun, un saluto che è particolarmente sentito in questa piazza, un saluto anche alle autorità ecclesiastiche e civili presenti e ringrazio il Santo Padre Papa Francesco per averci permesso di essere presenti oggi qui tra di voi, con voi, per celebrare questa magnifica giornata. Un breve ringraziamento anche al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, un ringraziamento ai nostri ceramisti, ai nostri volontari, numerosissimi, e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo magnifico progetto. Ma in primis il mio ringraziamento va ai bambini. Sono loro, con le loro famiglie, che sono i veri protagonisti di questa meravigliosa giornata. Temo che le parole siano poca cosa a fronte della emozione e dell'atmosfera di calore e di misericordia che tutti noi abbiamo vissuto oggi nella sala di Paolo VI, in presenza del Santo Padre, in presenza di oltre 400 bambini, ma ci provo. La piazza San Pietro si illumina in questo momento grazie al decoro, questo decoro creato dalle opere di questi piccoli artisti, bambini ospiti nei reparti di oncologia, ematologia, pediatrica e nei reparti anche di psichiatria infantile. Questi bambini, piccoli artisti, hanno affidato i loro pensieri, i loro sogni, i loro desideri alla argilla. Argilla, un materiale semplice, un materiale modesto, povero, naturale, che però nelle mani di questi piccoli bambini pazienti possono diventare un compagno di giochi, un compagno meraviglioso, allegro, sorridente, che è capace di prendere questi bambini proprio per mano, di portarli fuori dai loro reparti ospedalieri, di portarli in mezzo a noi con le loro opere. È una cosa veramente fantastica. Ci siamo arrivati a questo progetto realizzando il motto della contessa Linetun, il motto di dare gioia con le mani e con il cuore. Abbiamo creato 34 laboratori in 20 strutture ospedaliere in tutta Italia, da Bolzano fino a Palermo, e in questi laboratori questi piccoli pazienti vengono avvicinati all'arte della ceramica, modellano l'argilla, creano delle opere, mettono in queste opere i loro desideri, le loro speranze, naturalmente la speranza più grande di guarire. Ed è come se tornasse il sorriso sui volti di questi bambini, il sorriso che a sua volta crea speranza, la speranza che a sua volta crea energia, energia che aiuta a guarire e comunque ad accompagnare questi ragazzi in modo migliore, i bambini, nel loro percorso di guarigione. Quest'anno ci siamo anche spostati
come avete già sentito, in centro Italia, nelle zone terremotate, e abbiamo potuto conoscere dei meravigliosi ragazzi, ragazzi che hanno creato, accanto alle sfere fatto dai altri ragazzi dei centri oncologici, delle bellissime stelle di Natale che ornano questo meraviglioso albero di Natale che vedete. Un'altra esperienza meravigliosa che abbiamo fatta. Ed è così che è nato in Italia questo albero dei desideri. È praticamente un inno, un forte inno alla gioia, alla vita, alla speranza, al coraggio di tutti coloro che si trovano in condizioni di disagio e devono affrontare giornalmente più o meno grandi difficoltà. Questo nostro progetto, coadiuvato anche dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, vuole in questo senso rinnovare lo spirito del Santo Natale, vuole rinnovarlo nel suo significato più profondo, grazie al dono di gioia e di speranza di questi tantissimi piccoli, grandi artisti. In tal senso, la Fondazione Lenetun augura a tutti un felice e sereno Buon Natale. Grazie. Grazie. È ora il momento del passaggio del testimone. Un bambino della Fondazione Lenetun consegna a un bambino della diocesi di Spoleto Norcia una torcia. Questa torcia accenderà l'albero di Natale di Norcia sabato sera. È un gesto simbolico, un gesto di speranza, ed ecco che la torcia viene posta e accenderà l'albero di Norcia, alla quale facciamo i nostri migliori auguri. E ci avviamo verso la conclusione. La parola a Monsignor Fernando Verges, il segretario del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Eminenze, eccellenze, illustri autorità, illustri rappresentanti delle delegazioni provenienti da Monte Vergine, da Eilic, da Spoleto Norcia e dalla Fondazione Contessa Lenetun, è un grande piacere ed onore per me questa sera concludere questa suggestiva cerimonia. Ringrazio per il lavoro svolto, per l'aiuto, per i progetti, il padre abate Riccardo Guariglia dell'Abbazia del Santuario di Monte Vergine, che ha donato il presepe realizzato dalla Bottega Cantone Incrustabile di Napoli. Ringrazio Monsignor Joseph Gorczynski, metropolita di Guenia, e Monsignor Jerzy Mazur della diocesi di Elk, che hanno donato l'imponente abete rosso che campeggia in piazza San Pietro. Ringrazio Monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto Norcia e il presidente della Fondazione TUN, che ha permesso la realizzazione delle decorazioni dell'albero. Permettetemi anche di ringraziare anche tutte le maestranze e i dipendenti del Governatorato, della Direzione dei Servizi Tecnici, del Servizio Giardini e Natura Urbana, del Corpo della Gendarmeria, del Coordinamento Eventi, della Floreria e dell'Ufficio Giuridico, che hanno permesso con il loro lavoro e la loro passione la realizzazione dell'albero e del presepe. Vorrei soprattutto congratularmi con voi bambini che avete decorato anche quest'anno l'albero, le sfere e le stelle d'argilla che grazie all'opera della Fondazione Lenetun raffigurano i vostri sogni. Questi desideri che portate nel cuore sono ora nel posto più adatto.
perché stanno vicino al bambino Gesù. Il presepe ci dice che egli non si impone mai con la forza. Ricordate bene questo, voi bambini e ragazzi. Il Signore non si impone mai con la forza. Per la nostra salvezza ha cambiato la storia compiendo un miracolo grandioso. È venuto con tutta semplicità, umiltà e mitezza. Il tema del presepe, incentrato sulla misericordia, rappresenta il vero spirito di questo tempo di attesa. Un anno dopo la fine del Giubileo della Misericordia, ricordiamo ancora la vera funzione di questi gesti d'amore. Gesù ci insegna che qualsiasi cosa facciamo, anche solo ad uno dei suoi fratelli più piccoli, è come se la rivolgesse a lui. L'albero arricchisce il valore simbolico del presepe, un messaggio di fraternità e di amicizia, un invito all'unità e alla pace, un invito a far posto nella nostra vita e nella società a Dio, il quale ci offre il suo cuore onnipotente attraverso la figura fragile di un bambino. Questo albero è formato da tante luci, e spero che ciascuno di noi sappia portare un po' di luce negli ambienti in cui vive, in famiglia, al lavoro, nei paesi, nelle città. Ciascuno sia una luce per chi gli sta accanto. Ciascuno esca dall'egoismo che spesso più del cuore nasconde i sentimenti più belli. Doni un po' di attenzione all'altro, un po' di amore. Ogni piccolo gesto di bontà è come una luce di questo grande albero, insieme alle altre luci è capace di illuminare le nostre vite anche nei momenti più difficili. Questa luce risplende ancora più luminosa grazie ai doni che i bambini di Montevergine hanno donato ai coetanei della Fondazione Lenetun e di Spoleto Norcia. Possiamo tutti noi prendere esempio della generosità dei nostri bambini. Prima di intonare tutti insieme il canto finale, ringrazio la banda del Corpo della Gendarmeria, il gruppo musicale del Corpo Forestale Polacco, i cori, i musicisti, i zampognari della Regione Campania intervenuti. Grazie ancora a tutti e i miei più sinceri, calorosi e affettuosi auguri di un felice e sereno Natale a voi tutti e alle vostre famiglie, con la speranza che sia un Natale ricco di affetto e di felicità. Grazie, siamo giunti al termine di questa serata. Auguri di buon Natale a tutti e ci lasciamo sulle note degli zampognari irpini. Grazie e ancora buona serata.